Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere come realizzare l'effetto che avete visto in anteprima del video, ovvero questo qui che vedete qua sullo schermo dietro di me, ovvero l'effetto Wiggle. Ciao cane, benvenuto. Questo è il mio cane che voi non conoscete, si chiama Yoko e non c'ho nessun effetto per realizzarlo. Comunque, senza perdere ulteriore tempo, andiamo direttamente su Premiere Pro e vediamo come farlo. Eccoci direttamente su Premiere Pro, andiamo a vedere come realizzare l'effetto. Per aggiungere un titolo, che è quello che ci interessa, vado su nuovo titolo, immagine fissa predefinita, non gli do un nome perché in questo momento non serve. Ho già impostato il font precedentemente, però potete utilizzare quello che volete. Io in questo caso utilizzo Abyss, che è un font bello ciccione, quindi dà un buon risultato, ma potete utilizzare qualsiasi font e il risultato viene bene lo stesso. Lo chiamiamo Tutorial Wiggle, eccolo qui. Lo voglio un po' più grande perché così è troppo piccolo e si vede poco, quindi aumento la grandezza e poi lo centro. E visto che lo sfondo che c'è dietro è bianco, io gli do anche l'opzione ombra, ma a voi non serve in realtà, dipende da che tipo di sfondo avete, da che tipo di colore scegliete. In questo caso a me conviene farlo perché altrimenti si vede male. Aumento ancora un po' la grandezza, andiamo su un 175, sì, lo vogliamo bello grande che si veda bene. Prendiamo il titolo e lo portiamo, lo trasciniamo nella timeline, lo mettiamo sopra la nostra sequenza. Qui andiamo a cercare l'effetto turbolenza, basta che lo scriviate e vi esce fuori subito, basta scrivere l'inizio della parola e vi esce fuori subito. Lo prendete, si chiama spostamento turbolenza e lo mettete sopra il vostro titolo. Andate su controllo effetti e le voci che ci interessano sono scostamento ed evoluzione. Mi raccomando, attivate i keyframe stando ad inizio della sequenza. Una volta che avete attivato i keyframe, vi spostate alla fine della sequenza, qui, e qua andiamo ad aumentare il valore fino intorno, diciamo, ai 2000, forse un po' meno, non voglio che si muova tantissimo perché la mia sequenza è abbastanza lenta. E qua facciamo lo stesso, sempre, ma, diciamo, un 1776. Non c'è bisogno che siate precisi, cioè queste due voci andranno ad influenzare il movimento del vostro testo, ma non c'è bisogno che siate super precisi, potete scegliere quanto volete. Ovviamente un valore più basso la farà muovere meno, un valore più alto la farà muovere di più. Se il vostro video di base è molto lento, io metterei un valore lento, se è veloce potete mettere un valore più veloce. La seconda voce che ci interessa è l'evoluzione, ovvero come si muoverà la scritta durante il nostro video. Io qua metto un valore intorno ai 30 perché viene bene. Ovviamente giocate con questi valori, provatelo, vedete cosa esce fuori. Vado a renderizzare il video così vi faccio vedere. Eccolo qui, è pronto. Come potete vedere la scritta si muove, è molto carina. Come avete visto ci vuole un attimo per realizzarlo, è un effetto veramente figo e secondo me darà una marcia in più ai vostri video. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale perché arriveranno un sacco di altri video di questo tipo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!